Una partita in cui la Juve ha vinto all'ultimo respiro. E una serie di episodi che i bianconeri ritengono essere davvero ridicoli e scandalosi. Tutti contro la squadra bianconera. Guardate il video fino alla fine, per conoscere tutti i particolari. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, per non perdervi altri contenuti come questo. Oggi abbiamo una notizia fresca di giornata, che riguarda una delle squadre più iconiche d'Italia, la Juventus. La Gazzetta dello Sport ci porta i dettagli di un'entusiasmante partita del campionato di Serie A, tra la Juventus e il Verona. La partita è stata davvero avvincente, ma ci sono stati dei momenti cruciali che hanno acceso i riflettori e fatto gridare allo scandalo. Prima di vedere gli episodi, vi invitiamo, una volta terminato il video, di esprimere il vostro pensiero sotto nei commenti. Al 13° minuto, Kean ha segnato un gol spettacolare, con un bel destro da fuori area, ma, ahinoi, è stato chiamato in fuorigioco, anche se in maniera davvero quasi ridicola. Il VAR ha annullato il gol e, naturalmente, ciò ha scatenato discussioni e polemiche. Ma non finisce qui. Altra azione che farà discutere nella ripresa, Kean svetta sul cross da destra di MC Kenny e batte Montipò, ma l'attaccante della Juve inizia l'azione colpendo al volto Faraoni, con un colpo che però non sembra così grave, e che viene accentuato dall'esterno destro del Verona. Clamoroso quando si alza per guardare la conclusione dell'azione, per poi tornare a gettarsi a terra fingendo dolore alla volto nel momento in cui ha visto la palla di Kean in rete. Feliciani viene richiamato al VAR, e annulla anche in questo caso, commettendo però un errore pesante. Inoltre, nel secondo tempo, la Juventus ha avuto una richiesta di rigore respinta, per un fallo abbastanza netto in area su Chiesa. Quindi, è stata una partita ricca di emozioni e decisioni contestate. Alla fine, la Juventus è riuscita a vincere al 96° minuto, tenendo tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto e portandosi in vetta alla classifica. Iscrivetevi al canale e mettete mi piace al video. Ciao e alla prossima news!